però è gran richiesta perché erano giorni che non c'era la nostra cassettiera. Oggi è tornata e i cassetti sono tutti di Vittoria Belvedere. Che bello rivederti su Rai 1, Vittoria. Perché? Perché? Perché l'ultima volta che ci siamo incontrate ci siamo viste al mare. Stavo per dirlo, al mare. Al mare. Quindi che bello vedersi in televisione. In televisione? Sì, vabbè, su Rai 1, quindi in questa cosa siamo qui. E mi ricordo che c'era mia mamma, ero anche con mia mamma, mi diceva: ma è ancora più bella da vicino, tu ma è meravigliosa, è senza trucco, ma guardala. E mamma, ho capito. Sì, tu ne avevi uno, no? Di figlio, sì. Uno. Perché adesso è nato... Sì, anche l'altra. Anche l'altra, ma, perfetto. Io sì, ma erano già grandi. Non ti batto però, perché tu sei a quota... 3. Basta? Sì, no, gli ho detto che insomma il mondo è pieno di donne, io non sono gelosa, può andare, farne un altro. E io lo prendo, giuro. Io non ti credo, anche perché... Scoprirete il motivo. Allora, scusate, ma cioè veramente anche un po' difficile. In questo cassetto c'è un righello spezzato a 3 centimetri. Non avevamo la forza di averlo intero? Lo chiedo a voi, forse la Rai insomma non ha più i soldi. No. Sto scherzando. 3 centimetri è... 3 centimetri, sono i famosi 3 centimetri che mi mancavano per diventare una top model, cioè un'indossatrice, scusa, top model vuol dire che sei arrivata ai massimi livelli della moda, un'indossatrice. Alzati un attimo, cioè già hai i tacchi. Anche te hai i tacchi. Sì, vabbè, ma io non volevo fare... Io sono alta 1,72. Per sfilare, per gli importanti stilisti... Dovevi essere alta fin qua, praticamente, solo questo righello non si vede. No, ma già, sono sufficienti i tacchi, no? Scusa, perché ti hanno scartato? Perché non avevi 3 centimetri? Sì, perché bisognava essere minimo 1,75. Poi da lì con i tacchi si arrivava a 78, Ma quando 79. L'hai scoperto, che età avevi? Avevo 16 anni, 17. Ma non eri a scuola? Sì, certo. E poi il pomeriggio mi fermavo a Milano, perché facevo una scuola per stilisti, e mi fermavo a Milano e andavo a fare i provini. E come andavano questi provini? Allora, la maggior parte dei provini non andavano a buon fine, per un semplice motivo, perché ero pigra, ancora oggi sono un po' pigra. Però arrivavo, c'erano un sacco di modelle straniere, tutte giovanissime, tutte biondissime, bellissime. Io invece ero ancora un po' più paffutella. E allora niente, mi scoraggiavo e dicevo vabbè, ci provo domani, e quindi tornavo a casa e i provini ovviamente eppure no. Sei arrivata poi al Grand Hotel a lavorare con la Cucinotta, con Ciavarro, con grandi personaggi. Vero. Lì vero. Come si stava scelta? Mamma mia, sei tu? No, è la Belvedere, non ci credo, ma i capelli, scusa. Oddio, erano i capelli, erano rossi e riccissimi, facevo la parte di una zingara, è stato uno dei miei primi lavori, tra virgolette, da modellatrice, da attrice modella, non lo so, però mi sono divertita molto e poi pagavano molto bene. E con quei soldi che facevi? Io li portavo a casa, li davo ai miei genitori e di quei soldi... Li portavi a casa? Sì, certo. Sì, perché poi ho mollato presto gli studi, nel senso che non li ho finiti, e mio padre mi disse: qua sono due le cose, scansafatiche non ce ne stanno, allora o studi e quindi ti lauri per diventare qualcuno nella vita, oppure vai a lavorare e torni a casa e i soldi li porti qua. E questo hai scelto la seconda. Io, sì, un po' più faticosa. E qui c'è una macchina fotografica. Sì. Prego, i oggetti dovresti prenderli tu, Vittoria. Ma non sono miei. È pigra questa ragazza, è pigra. Ma no, ma se no tu cosa fai, scusami, Hai se ragione. Faccio tutto io. Niente, prendete una scopa, grazie. Una macchina fotografica, perfetto. Questa è un'altra cosa che mi ha fatto arrivare a Roma, ovvero da modella feci un servizio fotografico per Bruno Oliviero. Al tempo era considerato il fotografo delle dive. Sì, non abbiamo preso una delle foto migliori, però... Insomma, sì, diciamo non più giovanissimo. Lui ha fotografato Sofia Loren, Madonna, Naomi Campbell, Kate Moss, quindi una bellissima occasione per una ragazza che stava cominciando. Però io sono arrivata come modella, in realtà non ero Vittoria Belvedere, cioè sì. Lui mi prese da un'agenzia di Milano e dovevo fare la copertina del suo libro, che era un... Vedo e non vedo, insomma un nudo. Scusa, vedo ma non cosa vedo. Avete Sal da Vinci e Filomeno? La cosa state commentando?
tantissime volte. Aspetta, perché non avete subito commentato. Ho suonato tantissime volte a casa di Bruno. In maniera privata? Sì, in maniera privata, a casa sua, nelle sue feste. Ah. Suonavo a casa sua, stavo raccontando, insomma, è un piacere sempre rivederlo. Sì, grazie che racconti mentre ho intervisto, Fido. No, va bene. Vabbè, senti cosa da dire Vittoria su Bruno Oliviero. E quindi feci questo servizio fotografico che poi fu la copertina del suo libro. Senza veli? Sì. Quindi tu eri nuda? Completamente nuda, sì. Poi era un nudo, insomma, artistico, nel senso non volgare. Ma si vedeva... Si vedeva il seno un po' scoperto, si vedeva un po' i fianchi, il sedere, però, ripeto, non era volgare. Io, insomma, da modella si faceva, c'era, capito? Una tenda, un velo? No, non c'erano tende, non c'erano veli. Ma scusa... No, era un nudo, perché no, perché ha detto coprirmi? Vedo non vedo, allora si vedeva, era vedo. Vedo non vedo, vabbè, era dai, vedo, insomma, era ero vedo. Così, quelle posizioni un po' da pin-up, sì. Così. Non ti ci sei mai trovata in un nuda davanti allo specchio con tuo marito che ti fotografa? No. Dai. No, Vittoria, no, non si può. Però questo weekend potrai recuperare. Brava. Grazie. Vi farò sapere. No, dai, fate gli scherzi. No, quindi feci questa copertina, dopodiché ci fu il lancio del libro, mi richiamò per la presentazione, per insomma, sì, come si chiama? La presentazione per i giornalisti, per la stampa. Per la stampa, bravissima. Cosa hai indossato quel giorno? Guarda, non mi ricordo, so che avevo speso mia mamma spese un sacco di soldi per quel vestito. Fatto sta che sono arrivata all'appuntamento un po' in ritardo. Io sono una molto precisa, sono milanese, sono calabrese. Però di, capito? Insomma, sei una puntuale. Quel giorno non ci riesci, perché? Perché sbaglio strada, insomma, era la prima volta che arrivavo a Roma, mi ero persa. No, veramente, ragazzi. Insomma, arrivai ma con un quarto d'ora di ritardo e lui si arrabbiò e mi fece una filippica insultandomi, dicendo delle cose bruttissime. No, lui ti ha insultato. Lui, io avevo più o meno quella capigliatura che voi avete visto. Sì, riccia. Riccia. E che mi ti diceva? Stavo a testa in giù. Mi diceva, perché tu non sai chi sono io e tu nella vita non andrai mai da nessuna parte. E io gli dicevo, ma guarda, scusami. Anzi, gli davo pure del lei. Ma guardi, mi scusi, io veramente ho sbagliato strada, non sono cattiva, veramente. Insomma, me ne disse di tutti i colori. E però, tu? Però mi fece veramente male e non me lo meritavo, perché era una... era ingiustificata quella sua... cattiveria nei miei confronti. A quel punto mi alzai in lacrime col trucco distrutta e gli si guardi, a me non interessa niente, né chi è lei né che cosa farò domani, ma io me ne vado, cioè lei, la sua conferenza stampa, il suo libro, e ti giuro sul bene dei miei figli, io me ne andai. Continuò a insultarmi mentre andavo via. E quindi sei commossa, però, perché ti fai tenerezza? Sì, perché insomma non ero come mi aveva descritto. Però aggiungo anche un'altra cosa: in quella storia negativa, lui, poco prima della conferenza stampa del suo libro, mi presentò quella che poi diventò la mia agente, che era Paola Petri, che tra parentesi nemmeno lo conosceva personalmente. Sì, sapeva benissimo chi fosse. E quindi ti dico, nella cosa negativa, se non ci fosse stato comunque Bruno Oliviero nella sua assurdità della situazione, io forse non sarei mai arrivata. Quindi lo ringraziamo oggi. Sì, assolutamente. Bene. Sì.